diciamo, per seguire gli effetti disastrosi di questo tornado che ha causato una vittima e 92 feriti, come ha detto lo stesso governatore Zaia, quindi alle 14 saremo ancora in diretta. Ora la CGIL risponde, un appuntamento che non potevamo saltare perché è sempre a vostra disposizione, quindi 0422 427 907, credo l'ultima puntata di questa stagione, perché poi ci rivediamo a settembre, no? La prossima. C'è stato un errore. Ah. Buongiorno a Pierluigi Cacco, amministratore delegato Servizi Treviso Serre. Un errore. Come errore? Sì, dovevamo venire all'ultima puntata, invece ci sono altre due puntate, questa non è l'ultima. Ah, non è l'ultima, ne abbiamo altre quando due. Quando ci avete detto dovete venire voi, noi che siamo gente seria e che rispettiamo gli ordini, siamo venuti. Eh sì, subito. Allora, buongiorno a Cacco, buongiorno a Giacomo Vendrame, segretario della CGIL di Treviso. Buongiorno. E buongiorno a Paolino Barbiero, buongiorno, segretario dello SPI, dei pensionati CGIL. Beh, però dobbiamo fare un bilancio allora, no? Di questo anno, di questo impegno durante il periodo della campagna fiscale e di tante altre cose. Che diciamo? No, diciamo la campagna, questa nuova campagna fiscale terminerà il 23 perché c'è stata poi formalmente la proroga, come esatto, già avevamo annunciato, ma non c'era il decreto, c'è la proroga fino al 23, quindi noi stiamo lavorando, abbiamo lavorato molto bene, abbiamo, ovviamente è un passaggio delicato perché la riforma avrà il suo seguito nei prossimi anni, era l'anno sperimentale e per i prossimi anni si prefigura un grande cambiamento anche del ruolo nostro, nel senso che dovremmo qualificarci sempre di più, quindi si va nella direzione che la Servizi Treviso, cioè il CAF della CGIL, aveva scelto già da tempo, cioè qualificarci il massimo, professionalizzarsi. Chi verrà da noi nei prossimi anni, ammesso che non se lo fa, si faccia 730 per conto proprio, daremo l'assistenza fiscale completa e risponderemo di tutto noi. Quindi se tu vuoi, per dirti, hai un problema, vieni da noi e non hai più nessun problema. Quindi dovremmo ci scherzo anche, però la prospettiva è questa. Quest'anno noi abbiamo avuto, tra i numeri abbiamo certo una riduzione di 7,30 che facevamo, però devo dire abbiamo molte pratiche, parlo di 6.000 pratiche, che sono pratiche che devono essere lavorate più di un'ora. È indubbio che non possono essere lavorate alla cifra, certo, che facciamo pagare, ma sono anche il segnale della complessità e del fatto che molte persone non trovano soddisfazione da altre parti, vengono dai CAF più seri e trovano soluzioni anche a problemi che non sapevano. Quindi il punto prossimo futuro non sarà quello della manovalanza, faccio il 730, che pure è un fatto delicato e va fatto, ma sarà quello di avere un'assistenza e una garanzia completa. Noi stiamo lavorando su questo. Quindi è tutto bene, adesso abbiamo... Ma diceva meno perché molti hanno fatto il precompilato, l'autocompilato... Adesso poi faremo l'analisi definitiva sui dati nazionali, si capirà meglio. Ovviamente c'è stata molta gente che si è fatta molta, primo anno, non è molta insomma, avevano calcolato molto di più dal Ministero, però molta gente ovviamente si è arrangiata da sola, poi magari si è fatta arrangiare con altri, insomma è da capire i dati. C'è una riduzione che era prevista, noi avevamo calcolato un 10%, arriveremo poco più del 10% di riduzione, poi ci sono riduzioni diverse, anche perché tu guardi la regione o il nord-est, nel grado, nella territorialità, vedi anche chi è più avvezzo agli aspetti informatici, certo, che in qualche maniera ha un dato in cui... Cioè il nord-est hanno usato di più il computer, no? Diciamo che per i dati della CGIL, quindi è parziale, prendiamo con le pinze, come pinze, a Rovigo l'hanno usato meno, a Treviso di più. Padova e Treviso siamo lì, anche Venezia siamo lì, poi ci sono alcune aree, è dovuto da questo o da altro, sarà simpatico, certo, analizzarlo, però diciamo che la riforma ha il suo corso e sta andando avanti, quindi andrà avanti. Il punto significativo per gli utenti prossimi futuri e quindi i prossimi anni è quello che ho detto prima, cioè chi viene da noi non solo ha l'assistenza completa ma anche la possibilità di sapere benefici che potrebbe avere e non sapeva di avere, perché nel controllo che abbiamo, che stiamo facendo di tutte le pratiche, ci sono moltissimi errori di gente che poi ha perso i documenti, certo, di bonifici sbagliati, c'è una situazione perché basta poco e quindi tra le detrazioni, tra il 55, tra il 36, tra i mutui, chi viene da noi, tutto poi, certo, la campagna nostra, chi viene da noi è più sicuro. Allora 0422 427 907, Barbiero, quali sono le novità, diceva? Sono novità oggi? Ce ne sono sempre. A ogni minuto direi. Sono delle ultime ore, soprattutto quando riguarda il fisco. Ieri Boeri ha presentato al ministro Poletti e al Parlamento una proposta dell'INPS. Anche qui, questa mattina, quando hanno aperto i giornali, molte persone hanno chiamato a casa, ha telefonato subito perché preoccupati che quella fosse la posizione del governo.
è semplicemente una proposta avanzata da Boeri in qualità di nuovo presidente dell'INPS e sta insieme a tutte le altre proposte che giacciono in Parlamento, che dice che sostanzialmente bisogna trovare un sistema di tutela per gli ultra 55 anni che perdono il lavoro e hanno davanti 10 anni senza lavoro e senza pensione, che dice che quelli che vanno in pensione con 43 anni di lavoro potrebbero prendere anche un po' meno e fare il conto come la nuova generazione, quindi cambiare le regole in corso, e che dice di introdurre elementi di flessibilità. Il punto vero è che quello che dice la proposta Boeri, come altre proposte fatte dal PD, da Forza Italia, dalla Lega, sono tutte proposte che costano di più di quello che oggi l'INPS spende. Sapendo cosa? Che quando vai a chiedere allo Stato che intervenga per far spendere di più all'INPS, la prima cosa che dice è no, altrimenti certo, non avrebbe fatto le riforme che noi certo abbiamo criticato in questi anni. Credo che però bisogna ricordare anche ai telespettatori, visto che chiudiamo questo anno, il lavoro che abbiamo messo in piedi e come vorremmo continuarlo su i tre fronti principali. Il primo è quello della contrattazione sociale con i comuni. Noi abbiamo fatto incontri con 75 comuni su 95, ne mancano altri 20, li richiameremo all'appello perché vorremmo fare l'incontro con loro, perché in molti comuni siamo riusciti a contenere e in alcuni casi anche ad abbassare la pressione fiscale. Cosa vuol dire? Che se le pensioni non crescono almeno si paghino meno tasse, che così si mantiene un potere, una capacità certo d'acquisto che non riduce il livello di benessere. Questo solo per i pensionati? No, quando, come si dice, stabilisci che l'addizionale IRPEF non la paghi fino a 15.000 euro, vale per tutti quelli che non prendono fino a 15.000 euro. Penso a tutte quelle persone che lavorano a part time o che lavorano in settori dove non si superano i 1.200 euro lordi al mese, e non sono poche purtroppo le persone che devono provare a vivere con questo tipo di reddito, ma anche il fatto che ci sia una tassazione sulla casa più bassa, che ci sia un'esenzione per quelle case che appartengono a persone che hanno un ISEE basso. Oltre a questo, sulla contrattazione sociale abbiamo continuato a portare avanti lo sconto sul gas, lavoriamo perché ci sia quello sull'acqua, quindi tutta una partita che una volta pagate le tasse a livello nazionale, su quelle locali non si continui ad aumentare come è stato fatto in questi anni. Poi c'è l'altra partita delicata. Al primo di agosto qualche migliaio di pensionati trevigiani riceveranno quanto stabilito dal decreto sulla rivalutazione delle pensioni. Decreto che tra l'altro deve essere riconvertito in legge entro il 19 di questo mese. Il passaggio in Senato, perché la Camera è già passato e non c'è stata nessuna variazione della norma sulle quantità e su chi avrà diritto a percepire queste indennità, verrà fatto per il Senato il 14 e noi saremo a manifestare sotto il Pantheon proprio perché chiediamo al Senato e ai senatori che sono là, che tra l'altro qualche privilegio in più ce l'hanno rispetto a chi votano, diciamo, a cosa votano, per togliere a chi, di prestare attenzione a trovare anche ulteriori risorse per adeguare un po' meglio il tema delle rivalutazioni, specialmente per quelle pensioni fino a 5 volte al minimo, che vuol dire fino a 3.000 euro lorde, perché poi sono tutte Per modificare quel testo? Sì, per modificarlo, sapendo che la modifica ha bisogno di trovare risorse. Risorse che saranno complicate, perché appunto, e poi chiudo, quello che sta succedendo in Grecia, nonostante tranquillizzino tutti, qualche effetto negativo lo sta già dando. Abbiamo visto quanto hanno perso le borse e ci stanno già dicendo che la prossima finanziaria dovrà farsi carico di 11 miliardi, di 11 miliardi di interessi in più. Per trovare l'operazione di restituzione dei pensionati stanno diventando matti per recuperare i 2 miliardi e mezzo che sono necessari. Capisci che 11 miliardi di interessi, 2 miliardi e mezzo ci stanno più di 5 volte, quindi la partita è delicata, quindi estate calda, con qualche tornado come abbiamo visto, e un autunno dove la gente deve prestare attenzione. Ultima cosa che segnalo, siccome dal primo di luglio tutte le pensioni vengono pagate a inizio mese, non più una parte a inizio mese, una parte alla metà. Abbiamo registrato dei casi di persone che non hanno percepito la quattordicesima. Chiaramente la quattordicesima la prendono tutti quelli che sono fino a 750 euro di pensione al mese, lordi.
Ecco, in questi casi l'INPS ci ha assicurato che entro la settimana prossima sistemerà tutte queste posizioni, perché mettendo insieme le due anagrafiche ci sono stati dei refusi. Qualora non fosse, Paolo, io invito tutti, che non è la quattordicesima, se no tanti vanno in cerca, se la prendono. È il famoso assegno che aveva dato il governo Prodi. No, non l'ha regalato il governo Prodi, ma l'ha portato a casa il sindacato con il confronto che ha fatto. Certo. Ecco, tutte le pensioni fino a 750 euro mensili hanno nel mese di luglio un'aggiunta che può andare da 300 euro a 500, a seconda se sono stati versati 15, 25 o più di 35 anni di contributi, e deve essere regolata in aggiunta alla pensione normale. Abbiamo registrato queste quattordicesime mancate, in teoria arrivano. No? Arrivano perché l'INPS ci ha detto c'è stato nell'incrocio dei dati, come spesso succede, un refuso, lo stiamo sistemando bene. Per non sapere né leggere né scrivere, se entro 10 giorni i soldi non arrivano, vi rivolgete al sindacato, allo Spino, e siamo presenti fino al 7 0422. E faremo la domanda all'INPS. Fino al 7 agosto. 0422-427-907, approfittatene perché tra poco ascoltiamo appunto alcune telefonate. Allora, di quello che diceva anche Paolino Barbiero adesso, bene mi sembra di capire se si interviene sugli ultra 55 anni, male se però si vanno ad abbassare le tasse, diciamo le pensioni di chi sta per andare in pensione, no? Questo è un po'. Sì, perché non hanno parlato di abbassare le tasse ai vitalizi e senatori, hanno parlato di abbassare la pensione a quelli che versano 40 anni, 45 e magari arrivano a una pensione di 2000 euro lordo, ma avendo versato i contributi, se la meritano tutta quella. Beh, ma insomma, noi dobbiamo ricordare che la riforma Fornero è stata fatta in un periodo molto delicato del nostro paese. Fatta quella riforma Fornero, è stato evidente a tutti che era di difficile sostenibilità dal punto di vista sociale, soprattutto visto che poi il lavoro non sta ripartendo, perché poi c'è quel ulteriore elemento. Allora, una modifica, ormai ne parliamo da praticamente il giorno dopo che è stata approvata la riforma Fornero, probabilmente andrebbe veramente fatta, perché io lo dico così, ad esempio la questione della flessibilità è un'uscita, sarebbe la vera riforma del mercato del lavoro. Perché nel momento in cui garantisci delle condizioni di uscita a lavoratori che in questo momento magari non possono accedere alla pensione, probabilmente automaticamente andrebbero in pensione. Il punto è che non lo fanno perché non possono farlo, ma se gli garantisci delle condizioni accettabili, loro lo fanno immediatamente, perché è gente che appunto magari lavora da 40 anni nei luoghi di lavoro. Questo automaticamente libera un posto di lavoro per qualcun altro, o comunque anche all'interno della gestione delle crisi aiuterebbe alcuni processi di ristrutturazione. Il punto è che si continua a ragionare, proposte, come diceva Paolino, ce ne sono in realtà tantissime, perché voglio dire, dalla quota 100, dalla flessibilità 62 anni, dall'opzione uomo, opzione, cioè ne abbiamo. Il punto vero è che adesso probabilmente è arrivato veramente il momento, da settembre in poi, mi auguro anche da prima, di ragionare di una modifica che sia sostenibile economicamente, perché giustamente quello che si diceva prima, se fa fatica a tirare fuori 2 miliardi e mezzo, è inutile che fai una proposta che automaticamente aumenta la spesa. Rischia di costare credibile, ma che dia prospettiva a tutti, dia prospettiva al 55enne che è senza lavoro, ma dia prospettiva anche ai giovani, perché poi il problema vero è che se non è sostenibile questo sistema e se il lavoro non riparte, poi quando cominceranno ad andare in pensione tra 10-15 anni, bisogna vedere con che condizioni andranno in pensione. Certo. Cioè, questo è il punto vero. Ma mi incuriosisce una cosa invece, fronte esodati, com'è finito? Perché poi se ne è parlato molto. Ma il fronte esodati, siamo arrivati alla settima salvaguardia. Esatto. E per quanto riguarda le nostre aree, hanno avuto una piena risposta. Adesso il punto qual è? Che il governo ha speso meno di quanto previsto e quindi può spendere ulteriormente per dare la possibilità ad altre persone di andare. Il punto vero è che il criterio degli esodati parte da un presupposto molto semplice, che alla fine per spendere quei soldi bisogna allargarlo. Cioè, gli esodati chi erano? Quelli che nelle grandi aziende, a fronte di processi di ristrutturazione, prima della legge Fornero, quindi prima del 31-12 del 2011, avevano scelto volontariamente di uscire dall'azienda sapendo che avendo 3 anni di mobilità andavano in pensione. Certo. Siccome la legge li ha allungato e i 3 anni non gli bastavano, chiaramente si sono trovati nel famoso limbo, no? Che dicevamo più volte. E quindi sono gli esodati. Poi alla fine sono diventati esodati anche quelli che sono usciti nel 2012, magari usciti perché l'azienda è fallita, quindi non per volontà del dipendente, ma per, come si dice,
situazioni appunto di crisi non governate, e alla fine anche questi logicamente vorrebbero andare. Qui invece vanno introdotti gli elementi di flessibilità. Certo, faccio un esempio, c'è l'opzione donna che finisce e che invece dovrebbe continuare anche... Ci arriviamo dopo, aspetti Barbiero, dopo lo diciamo che lo faceva cenno anche Vendrame. Allora, telefonata, sentiamo la prima. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Con Graziella della provincia di Rovigo. Prego, Graziella. Ecco, io ho un marito geometra in pensione e faceva anche scuola alle medie, però con la baby è venuto via perché per motivi che non poteva, con due lavori, insomma. E quando ha avuto un tumore, purtroppo, a 65 anni, siamo andati a vedere, che era in pensione, siamo andati a vedere, come si chiama la sua, quando è un libero professionista, non è l'INPS, è un'altra... L'EPAS. Sì, c'è un'altra renda, l'hanno cambiato adesso. Va bene. E siamo andati al collegio dei geometri, abbiamo chiesto quanto gli dovevano dare per la pensione e ci hanno risposto 100 euro. Io sono stata lì così, lui poverino senza capelli, venivamo da Padova, dalle chemio eccetera. Ho detto 100 euro? Ha detto sì, ma 45 anni di lavoro? Fa sì, e allora dice mio marito, guarda che ho sbagliato io, che per un periodo non ho pagato perché pensavo, ho sentito dire insomma che l'INPS prendeva dentro anche le altre, diciamo, prendeva tutti anche gli altri architetti, geometri. Senta, Graziella, e mi sono fermata. Ma non vi eravate, Graziella, mi sente, non vi eravate mai rivolti a un CAF, diciamo, perché vi aiutassero? No, perché proprio eravamo con il collegio dei geometri, per noi quando andavamo eravamo... Certo. Più che, sai, e quindi quella amici. Cifra, scusi, quella cifra di 100 euro è rimasta 100 euro, ci abbiano detto così? 106 euro. Gli hanno dato 106 aspetti, euro. Aspetti, aspetti, Graziella, che... stia lì, diceva? Sì. No, la signora conviene comunque andare da un patronato, intendo dire, per verificare, sì, ma... perché per, insomma, bisogna verificare un po' tutta la situazione. Certo che se non ha pagato deve aspettare la pensione sociale. No, perché le volevo spiegare che lui era andato, siccome si era fermato di pagare i contributi, perché dice se dopo vengo a pagare due volte, si è fermato e è andato a chiedere se poteva rifare una, non so come si chiama, riprenderli su, e gli hanno detto 20 milioni doveva pagare, 20 milioni non li avevamo. Allora ha detto pago la solidarietà per fare il mio lavoro lo stesso e andrà così. Quando siamo arrivati al dunque, 106 euro. E sono quelli lì, ha detto mio marito, non può andare neanche da nessuna parte, sono quelli lì. No, dico io, sto male perché dico, ma com'è? Che anche se non hai... Quegli altri 30 il lavoro anni di una vita, lei dice, va bene. Quegli altri 30 anni dove sono andati magari, 106 euro, capisce? Grazie signora, buona giornata intanto. Diceva il consiglio patronato. No, ma vada dal patronato, poi sono sempre situazioni complesse, perché a me adesso prende il cuore quando sento questi discorsi. Mi prende davvero il cuore, perché il mio mestiere è fare sindacalista tutta la vita, però sa, bisogna pagare per avere il pensione. Io non sono nemmeno tanto d'accordo sull'assegno, come si chiama, quello che adesso discutono tutti. Reddito minimo. Dobbiamo capire che dobbiamo difendere chi paga, dobbiamo anche difendere chi lavora a 1200 euro al mese e ne paga un sacco di tasse, di contributi per avere la pensione dopo. Purtroppo adesso non conosco il caso della signora, vada al patronato, lo possiamo trattarlo in TV. Perché c'è di tutto in sto paese, capite? C'è chi paga e alla fine non ha niente, chi non paga e pretende di avere di più, quindi non lo so cosa sia, però insomma. Lui pare si sia affidato appunto. Non lo so, ma non è il caso della signora, io non dico a lei, il problema è molto semplice, i soldi sono pochi,
Si tratta di capire se sono pochi nel rispetto della legge, punto. Perché se sono pochi nel rispetto della legge non si può fare niente, vuol dire che ha versato 106 quello euro che gli ha determinato questa cosa qua. Altra cosa è se eventualmente ci sono degli errori, delle situazioni che sono state guardate bene, quindi si rivolga all'Inca di Rovigo, faccia un approfondimento così per essere più sicura, prima lo fa meglio è, perché se ci sono degli errori si recupera anche il possibile arretrato, e poi rispetto alla sua situazione provare a vedere se è possibile presentare domanda di invalidità civile o addirittura vedere se quella pensione può essere integrata al minimo, cioè ci sono diverse soluzioni. È chiaro che dare una risposta sentendo questa situazione diventa complicata, è una situazione delicata, è bene che la signora si rivolga all'Inca se vuole, per quanto ci riguarda. Intanto aspettiamo altre telefonate. Senta Vendrami, invece un'altra cosa, dopo due mesi diciamo di numeri legati in qualche maniera al Jobs Act e allo studio degli interventi del governo sul tema del lavoro, appunto, positivi, abbiamo visto il primo invece con un arretramento di 69.000, se non ricordo, contratti. Cosa dice di questo? Ma che noi abbiamo un strano rapporto con i numeri in questo paese, nel senso che si fa sempre fatica a commentarli. I dati sull'occupazione sono dati delicati, perché poi non sono immediati, perché dipende se stiamo ragionando di flusso in entrata, flusso in uscita o stock di persone che effettivamente lavorano. La realtà dei fatti racconta che non il Job Act, ma la legge di stabilità con gli incentivi all'assunzione ha mosso il mercato del lavoro in entrata, però purtroppo non registriamo che ci sia in qualche modo, se non un rallentamento, in uscita. La differenza di queste due cose, nei primi mesi dell'anno ha dato un saldo positivo. Nei primi mesi dell'anno, anche in crisi, è sempre positivo questo saldo, perché tu assumi a gennaio e licenzi, adesso banalizzo, a dicembre, quindi se tu, è chiaro che a gennaio non vedi ancora il licenziamento, quindi dobbiamo aspettare come minimo un anno. Diciamo che però quest'anno il dato è leggermente più positivo rispetto agli altri anni, però poi se vai a vedere dentro nel merito di quei tipi di rapporti, erano rapporti di lavoro che già esistevano anche prima e che si sono trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato attraverso tutele crescenti, quindi bisognerebbe guardarli con molta cautela. Diciamo, per sintetizzare, che c'è un lieve miglioramento che però deve aspettare la verifica di tutto l'anno, ma che purtroppo, quello che noi continuiamo a registrare, che purtroppo una controtendenza vera dal punto di vista occupazionale non c'è. Anche i dati economici positivi dell'inizio dell'anno, anche se solo legati all'export, adesso cominciano nuovamente a rallentare, quindi il problema del nostro paese non è crescere sei mesi, il problema del nostro paese è ritornare a crescere per un periodo medio lungo che ti permetta di recuperare i posti di lavoro persi. Questo è il punto, quindi analizzare gli andamenti mese per mese dell'occupazione rischia di essere veramente un esercizio, quindi nel lungo periodo, diciamo, ieri Boeri ha fatto un esempio in commissione proprio sulle assunzioni, ha preso l'esempio di 10.000 persone che nell'arco dell'anno hanno avuto due contratti a termine, quindi 10.000 più 10.000 fa 20, ma sono sempre 10, due rinnovi, hanno coperto l'anno e hanno versato i contributi. Queste persone invece quest'anno, 10.000, sono state assunte con la legge di stabilità e non ci sono i contributi. Quindi comunque alla fine tu non hai aumentato di tanto l'occupazione e hai ridotto le entrate, che sono quelle certo, che sei. Certo, questo è il punto. Certo. E questa sarà una bolla che noi nei prossimi anni la vedremo tutta. Perché il problema è vero, l'incentivo, che non è le regole sul licenziamento, Job Act, come si dice, che ha determinato le assunzioni, ma sono gli incentivi di 8.060 euro all'anno per impresa se assume a tempo indeterminato una persona. Ma sono contributi meno? Questo è il punto, perché l'incentivo funziona come uno sgravio contributivo. Quindi tra tre anni, quando l'incentivo non ci sarà più, ok? E va bene che ci sia, ma il punto è che dobbiamo già preoccuparci tra tre anni cosa succederà, e soprattutto reggiamo questi tre anni con un incentivo così pesante se l'economia non tra l'altro se migliaia di persone vanno a lavorare non c'è l'incentivo e questa decontribuzione è quella che serve per pagare le pensioni correnti, perché noi abbiamo un sistema previdenziale che è a ripartizione, è chiaro che c'è comunque un vuoto sul pagare le pensioni e quindi l'INPS, non avendo entrate, avrà meno soldi, per cui viene a dire ai pensionati dovete prendere meno. Certo. Il punto vero è che non lo va a dire ai parlamentari dovete prendere meno, i parlamentari dovrebbero cominciare da loro, perché è ora di finirla, no? Telefonata, pronto? Tanto che ora è finita, è tanto. Cosa? Io non ho sentito. È d'accordo con me, credo. Ha ragione, come si chiama? Buongiorno. Buongiorno, sono Borin da Jesolo. Prego Borin, dica. Mi dico soltanto,
dire soltanto che una signora che ha lavorato per un periodo di tempo quando era ragazza, ha versato i suoi contributi perché lei dopo ha formato famiglia, avendosi formato famiglia naturalmente è tenuto a famiglia. Con tre o quattro fiori che aveva, il marito purtroppo non ha più potuto a lavorare. Sì. Oggi si trova a uno 73 anni, mantenuto dal marito e basta, chiuso. Come la mettiamo questo discorso? Queste ragazze come la mettiamo? Questa donna come la mettiamo? Quanti anni ha questa donna, diceva adesso? 73. 73. Che non c'è mai stato un reddito per le casalinghe. Il marito lavora e prende la pensione. Se lei non ha versato almeno 15 anni, non ha diritto alla pensione, però... 10 anni. Però la signora, finché il marito, come si dice, deve vivere con quella. E poi, per fortuna in Italia abbiamo la reversibilità, cosa che non c'è negli altri paesi dell'Europa e che ogni tanto qualcuno vorrebbe metterci mano. Quindi il sistema è complesso, insomma, no? No, non è complesso. Cioè, perché ha fatto i quattro figli, è stata a casa, non ha lavorato, non ha versato i contributi, non può avere una pensione. Può avere... non può vivere, deve morire. No, può avere una pensione sociale se quella di suo marito è sotto una certa soglia. Un momento. Perché se suo marito ha una pensione povera, può esserci l'integrazione della sua sociale. Che dice? Però bisogna vederlo, no? Signor Ma se suo marito ha una pensione di 2.000 euro, devono vivere tutti e due così. Cioè, che se no, se cominciamo Morino? A dare la pensione a tutti quelli che non hanno lavorato. C'ha per 1.070 euro. 1.070 euro. Se dividiamo per due, arriviamo a 500 euro. Ho capito. Certo. Basta. Grazie signor Borì, buona giornata. Questo però dimostra che non è solo una questione di regole, è una questione di condizione economica del paese, perché il punto sta lì, cioè nel senso che poi nel nostro paese è stato deciso che sotto i 15 anni non prendi la pensione, no? È un problema perché comunque vuol dire versare e non ricevere niente da un certo punto di vista, però è una regola collettiva che ci siamo dati tutti per dare una sostenibilità a tutto il sistema. Il punto vero è che dovresti comunque, al di là di queste regole, garantire delle condizioni che siano minime per tutti per uscire a... perché poi il problema è perché ha preso 1.070 euro il marito, via dicendo, se avessero degli stipendi più alti automaticamente avresti delle pensioni più alte. Questo ad esempio per le generazioni future sarà determinante. Sì. La questione per la mia generazione non sarà più, purtroppo per certi versi, quando andrai in pensione, ma la questione vera è con che pensione ci andrai. Questo è il punto. Esatto. Che è determinato da che tipo di rapporto di lavoro hai, da che stipendio hai, da quanto riesci a stare con un rapporto di lavoro visto la precarietà che c'è e via dicendo. Ci siamo indicati tra l'altro l'opzione donna, ma poi ci torniamo. Cacco, invece una cosa, non la convince questo sostegno al reddito, no? Che c'era già, è stato reintrodotto in Friuli Venezia Giulia, ha avuto grande eco, 750 euro diciamo per chi percepisce meno di 6.000, vado a memoria, insomma. Quella del Friuli è un'altra cosa, perché sì, appunto quello è il sostegno al reddito, quello è il sostegno al reddito, 24 mesi di residenza, residenza e per un anno. Io sono per aiutare i poveri, nessuno in Italia deve soffrire la fame e deve vivere ovviamente in condizioni disperate. Quella si chiama assistenza, quella va fatta e va fatta a carico dello Stato sul fisco, non sui contributi che uno paga per avere la pensione. Quindi quella è una cosa. Se io faccio un reddito minimo, tu mi devi spiegare, se io metto che tu non lavori o non lavori hai 700 euro, perché mio figlio deve farci 70 km al giorno per 1.200 euro e avere una pensione che poi sarà come quella? Tu incentivi il nero e non proteggi più chi si fa un culo così, capisci? Cioè chi va a lavorare, chi va... anche lavori che ancora pesanti, giovani che fanno sacrifici enormi, non possono farsi il mutuo ancora anche se lavora. Cioè oggi il povero è anche quello che lavora, chi se prende cura di questi? Allora, ragione Paolo, senza far demagogia, c'è un problema di asticella da mettere a tutti, i primi, i politici e tutto il resto, c'è una forbice troppo ampia tra redditi e c'è una forbice troppo ampia tra tasse, tra quello che paga un lavoratore che prende 1.200 euro, quanto paga? Ad altri che evadono, non devo sulla paga. Il sistema delle pensioni è un sistema. Il signore dice, ma come? Perché noi, ma perché dobbiamo dare la pensione a chi non ha versato i contributi? Dategli l'assistenza, i contributi servono a pagare le pensioni di chi ha pagato. Quindi dobbiamo separare nettamente questa cosa. Io sono contrario al reddito sociale perché crea una base di protezione, non c'è l'incentivo, voglio dire, allo sviluppo, alla creatività, al lavoro
e si crea una differenza tra chi lavora e chi non fa niente. È inaccettabile. Date a chi non lavora, chi ha problemi, le cose necessarie per vivere dignitosamente, sì. Ma privilegiamo chi lavora, allora, per favore. Allora, telefonata, pronto? Pronto, pronto, dica. Buongiorno, senta. Con chi parliamo? Io volevo dire una cosa. Sì. Io ho 72 anni, ho fatto sempre l'artigiano facendo i panettieri. Ho versato 40 anni di contributi per prendere 700 e qualcosa di pensione. E c'è gente che ha lavorato in nero, si sono comprato macchine grosse, case grosse, non pagando i contributi, e la ballevata adesso prende la pensione sociale. Ma mi dite perché dovete dare la pensione sociale alla gente che ha truffato il governo? Mi lo spiega a me sta cosa qua. Credo che qui lei sfondi una porta aperta, non ha sentito fatti di discorso. Io non sfondo la porta aperta, dico che io come ho lavorato onestamente con 40 anni di contributi non arriva a 800 euro e c'è gente che si è fatti i palazzi, si è fatti i soldi, la bailata, e va in giro a andarsi, io ho la pensione sociale. Ma certo. La pensione sociale la paghiamo noi. Certo. Aspetti, Paolino. Purtroppo nella categoria del lavoro autonomo, dei fondi speciali, prima si citavano i geometri piuttosto che gli architetti, i notai, ci sono le situazioni negative come quella che ci è stata raccontata dalla signora Di Rovigo prima, la sua che ha versato 40 anni e magari l'ha versato sul minimo stabilito dalla categoria, perché per avere quella pensione si è versato sul minimo, e ci sono quelli che non hanno versato neanche il minimo e a questo punto giustamente prendono la pensione sociale perché a quella funzione, ma di fatto non è una pensione sociale adatta a un povero, perché nel frattempo, non versando i contributi per pagare un po' di più, ha accumulato patrimonio, magari si è fatto anche un'assicurazione privata, sì. E quindi si prende, come si dice, la pensione privata. Su questo noi abbiamo chiesto una cosa molto semplice: si intervenga sul patrimonio, perché è là che si, certo, fa si il punto di equilibrio, perché se tolgo la pensione, certo, sociale, per evitare di non darla a questo, la voglio togliere anche alla grande maggioranza che ne hanno diritto, certo. A questo, se ha un patrimonio, tassa su tutte le case che ha in affitto, certo. Verificare, come si dice, se le affitta in nero. Tra l'altro abbiamo scoperto in questi giorni, poi lo dirà Giacomo, che una norma ha fatto emergere una parte di nero che c'è l'affitto patrimoniale. Ah, è il sindacato, allora, che lo dice, perché Barbiero, così chiudere, colpisce, giusto, una parte di reddito che produce ricchezza ed è stato eluso e ha fatto evasione, allora, per tanti anni. Intanto ringraziamo il nostro amico artigiano che ci ha chiamato segnalandoci questa cosa, visto e sentito, non siamo tutti d'accordo. Cosa aggiungiamo appunto due anche su questa norma? E la nostra battaglia, ad esempio, che la cosa che diceva Paolino è anche una cosa molto pratica, comune per comune. Noi ad esempio facciamo la battaglia per l'applicazione dell'ISE per evitare i problemi che diceva, certo, il signore, perché l'ISE automaticamente, tenendo conto del reddito e dei patrimoni, fa la sintesi rispetto alla condizione reale. Quindi se uno ha fatto il furbo e quindi ha redditi bassi, però ha accumulato perché ha redditi di altro tipo, lo vedi subito, e quindi quella è un'altra battaglia. L'altra cosa è stato interessante in questi giorni, sto facendo vedendo per l'andamento, appunto, per capire l'andamento reale della provincia, della nostra gente, un'analisi sui redditi, no? Su come sono cambiati dall'inizio della crisi, o meglio sull'imponibile, perché poi sono dati fiscali. La cosa che mi è parsa immediatamente interessante, che tra l'altro fa fatica poi a far sì che ci sia un confronto di merito tra il 2008 e il 2013, è la questione della cedolare secca. La questione della cedolare secca ha fatto emergere una quantità di contribuenti e ha fatto emergere chiaramente anche cifre importanti, che ti dà la misura di un paese che per tanti aspetti ha ancora, diciamo, un'economia informale ancora troppo sviluppata. Questo è il punto, perché certo, la cedolare secca, cioè pagare il 19% fisso sugli affitti, perché stiamo parlando di quello, alla fine ha aiutato a far emergere un problema che prima però era nascosto. Certo. Ora, noi possiamo avere il giudizio positivo o negativo sulla cedolare secca, la cosa che mi interessa però è il fatto è che prima di quella c'era, voglio dire, una economia informale particolarmente sviluppata, e qualcuno ti dà anche la pagato misura dei margini di miglioramento, certo, che abbiamo, perché quando ci parlano non ci sono i soldi per le pensioni, non ci sono i soldi per quindi questo, in realtà i soldi ci sono. Quindi meglio punto la flat tax, allora, cioè, no, non è quello, perché è un'altra allora, questione. Aspetti, dunque, abbiamo già sforato, vi ricordo che alle 14 ricominciamo la diretta per seguire, insomma, gli effetti di questo tornado devastante nel veneziano, al confine col padovano. Mi hanno promesso telefonata flash davvero, perché siamo già fuori coi tempi. Signora, dica. Sì, buongiorno, io ho un flash proprio. Mio marito fa 42 anni di contributi a ottobre,
e deve fare i 6 mesi per avere la pensione anticipata, giusto? Però scattano alcuni mesi nel 2016. Allora arriva a 10 mesi o mi mantiene la regola dei 42,6 che matura qui nel 2015? Grazie. Grazie signora, buongiorno. Mi lasci il numero di telefono, esatto, che la chiamo, che così verifichiamo, perché scatta nel 2016 questa soglia, bisogna vedere in che mese matura il requisito, perché c'è, come sempre quando ci sono gli scalini, bisogna vedere se uno è sotto o sopra lo scalino. Diglielo così, rischio allora, di dire una lasci cosa il numero sbagliata di telefono, dai, la facciamo chiamare da Paolino Barbiero. Allora, ci vediamo, basta, non ci vediamo più, no, settimana ci prossima. Ci sono altre due puntate, adesso dovremo capire perché c'è stata questa confusione. Ma fate voi, insomma, qui le porte sono sempre però aperte. Però siamo a disposizione, insomma, credo che sia molto bello questa trasmissione. Ci da 10 minuti in più, veniamo tutti e tre a salutare. Cioè, veniamo a salutare. Sì, così, noi parliamo 40 facciamo minuti facciamo una puntata metà e metà. Certo, va no, bene. Credo, noi siamo al servizio dei cittadini anche quando, insomma, ci infervoriamo. Ci rivediamo ancora il giovedì, quindi non preoccupatevi, chiamate sempre, CGL risponde. E soprattutto la CGL rimane, nel senso, è un conto della trasmissione, un conto che la CGL è comunque sempre aperta. Va bene. Ok, grazie Giacomo Vendrame, Paolino Barbiero, Pierluigi Cacco. I tre giornali a partire dalle 18.30, ma tra 8 minuti di nuovo in diretta per l'emergenza tornado a Venezia. Grazie, buona giornata.